Buongiorno, oggi 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, e dal Quirinale la cerimonia della consegna delle medaglie dell'Ordine Militare d'Italia in segno di riconoscimento per comandanti militari che si sono distinti per l'eccellenza del loro comportamento in missioni internazionali di pace. Dunque parliamo di missioni, parliamo di impegno all'estero, fuori dall'Italia. Si tratta di 11 ufficiali e sottufficiali e a consegnare le medaglie sarà il Presidente della Repubblica Napolitano che tra poco entrerà nel Salone dei Corazzieri che vedete inquadrato in questo momento. Insieme con me il Generale Panizzi che ringrazio per essere venuto e per essere qua con noi e per tutte le informazioni che ci dirà. Infatti sarà lui ad Fa ingresso il accompagnarci Presidente della Repubblica. nel corso della cerimonia. Come state vedendo, sta entrando il Presidente della Repubblica, siamo leggermente in anticipo. Ecco il Presidente Napolitano. Ha inizio la cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia nella ricorrenza del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Allora, Prende la parola il Ministro della Difesa, Cancelliere dell'Ordine abbiamo Militare tagliato d'Italia, Ammiraglio Giampaolo Di tutti i Paola. momenti che avevamo riservato per il nostro commento. Adesso intanto risaluto Signor nuovamente il Presidente della Generale Repubblica, Panizzi e buongiorno. sentiamo il Buongiorno a tutti. Ministro. Rispetto al Governo e delle Forze Armate e mio personale, vorrei esprimerle anzitutto profonda gratitudine per la sua attenzione costante e affettuosa verso chi indossa un uniforme. Quindi in questa occasione mi permetta anche di un ricordo commosso ancora all'alpino Tiziano Chierotti, scomparso il 25 ottobre, ucciso a Bacqua, e al carabiniere amputato scelto Giovanni Sali, tragicamente ucciso ieri a Lodi nel compimento del suo servizio. La sua figura, Presidente, rappresenta un sostegno e uno stimolo importante, ancor più avvertito in un momento di grande trasformazione delle nostre forze armate. La riforma dello strumento militare, che per primo lei ha voluto condividere nell'ambito del Consiglio Supremo di Difesa, rappresenta il veicolo che permetterà all'Italia di affrontare anche in futuro i compiti e le missioni, in particolare quelle internazionali, che verranno decise dal Governo e dal Parlamento. La sicurezza nazionale oggi non si difende più o solo ai confini. La sicurezza degli italiani oggi si fa in posti lontani, in punti geografici distanti. Talvolta questi punti geografici si avvicinano a noi. Ed è compito delle Forze Armate essere operativamente pronte quando il Governo e il Parlamento chiederanno di intervenire. Se oggi l'Italia è in grado di farlo, lo dobbiamo alle scelte lungimiranti di chi ci ha preceduto ed a come i nostri militari, uomini e donne, hanno interpretato il giuramento al tricolore ai valori della Repubblica. Oggi vogliamo celebrare quel coraggio e quell'umanità che i nostri militari hanno portato e portano nel mondo. L'Ordine Militare d'Italia vuole riconoscere il merito per le azioni compiute da unità delle forze armate o da singoli militari, premiandone di volta in volta le virtù militari umane, collettive o individuali. Sono convinto che gli ufficiali e i sottufficiali che ricevono la croce di ufficiale e di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia torneranno con la memoria alla formula del giuramento prestato da loro tanti anni fa. Quella formula è nei cuori di quanti sono impegnati oggi in Italia, in Libano, nell'Oceano Indiano, in Kosovo e in Afghanistan. E parlando di Afghanistan, troppo spesso, quando piangiamo la morte di nostri compagni in armi, come di recente e come ho già ricordato nel caso del caporale Tiziano Chierotti, si alza la voce di coloro che dicono: cosa ci stiamo a fare in Afghanistan? Ebbene, io voglio rispondere non con le mie parole, ma con quelle del primo caporale maggiore Matteo Miotto, deceduto a Camp Snow, nel Gulistan, in Afghanistan, il 31 dicembre 2010. Scrive Miotto: corrono i giorni in cui identità e valori sembrano superati, soffocati da una realtà che ci nega il tempo per pensare a cosa siamo,
da dove veniamo, a cosa apparteniamo. L'essenza del popolo afghano è viva, le loro tradizioni si ripetono immutate, possiamo ritenerle sbagliate, arcaiche, ma da migliaia di anni sono rimaste immutate. Gente che nasce, vive e muore per amore delle proprie radici, della propria terra e di essa si nutre. Allora riesce a capire che questo strano popolo, dalle usanze a volte anche stravaganti, ha qualcosa da insegnare anche a noi. Ecco perché siamo in Afghanistan, per dare agli afghani la libertà di scegliere il loro futuro, per imparare da loro l'umiltà di comprendere e rispettare uno strano popolo così diverso da noi. Signor Presidente della Repubblica, le nostre forze armate sono orgogliose della propria divisa e di servire il Paese. E credo che il Paese debba essere orgoglioso delle proprie forze armate, testimonial globali di modelli e valori che non conoscono declino. I valori dell'Italia, i nostri valori. Generale Fenizzi, uno dei passaggi, abbiamo veramente pochi secondi, del Ministro, in uno dei passaggi ha detto la sicurezza nazionale non prende si difende più ai confini. Della Repubblica. Vero. Intende dire che nell'epoca della globalizzazione i rischi sono globali, le minacce alla sicurezza globali. Signori rappresentanti del Parlamento e della Corte Costituzionale, signor Ministro della Difesa, signora Ministro dell'Interno, autorità, ufficiali, signore e signori, celebriamo oggi la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Come consuetudine in questa occasione vengono consegnate le onorificenze dell'Ordine Militare d'Italia a militari che si sono distinti per capacità professionali, senso di responsabilità ed abnegazione nello svolgimento di attività operative. Poco fa si è svolta in questo stesso palazzo la cerimonia di conferimento di 56 medaglie d'onore a militari vittime del terrorismo nelle missioni internazionali, 11 dei quali caduti nell'assolvere il proprio compito, e con particolare commozione ho voluto rivolgere un saluto ai familiari dei caduti di Nassiriya, forse l'esperienza più dura che non solo le forze armate ma l'Italia abbiano vissuto nel corso delle missioni all'estero. Ad essi e a tutti coloro che hanno perduto la vita al servizio dell'Italia e dei valori che essa promuove nel mondo, rivolgo il mio commosso pensiero. Ci siamo solo qualche giorno fa stretti intorno alla mamma, al papà e ai congiunti del giovane alpino ligure caduto in Afghanistan. E oggi qui a tutti gli insigniti e ai loro familiari va il mio profondo apprezzamento. La grave crisi generale che stiamo vivendo è determinata e alimentata da eventi di portata storica e da trasformazioni straordinarie in ogni settore della vita umana che ormai da tempo hanno drammaticamente investito gli assetti istituzionali, economici e sociali di paesi come il nostro e gli equilibri internazionali nel loro complesso. La comunità internazionale, i singoli paesi e gli stessi cittadini, pur nella diversità delle situazioni di vantaggio o svantaggio relativo in cui possono venire a trovarsi in questo periodo, debbono essere consapevoli, dobbiamo tutti essere consapevoli delle grandi sfide del presente, di quelle probabilmente ancora più impegnative che il futuro ci prospetta e dei profondi mutamenti che quindi si impongono. Il prepotente e simultaneo affacciarsi sugli scenari della politica e dell'economia del pianeta, delle esigenze e delle capacità competitive di centinaia di milioni di uomini e donne, esigenze e capacità finora rimaste soffocate o latenti nel sottosviluppo, ha messo in questione le posizioni tenute nel passato dall'area Europa, Stati Uniti, Giappone, dei paesi più industrializzati e avanzati, il cui benessere era minato alla base da una crescita senza risparmio, da un pesante indebitamento, da una ridotta competitività. Le grandi sfide sono dunque quelle dell'economia, della sostenibilità, della giustizia e sollecitano la ricerca di un nuovo modello competitivo di sviluppo, paradossalmente soprattutto per noi, per i paesi storicamente avanzati.
l'avvicinamento a un controllo condiviso dei beni comuni dell'ambiente e delle risorse naturali e culturali, la realizzazione di un efficace assetto internazionale di garanzia in grado di produrre durevoli condizioni di pace, di sicurezza, di stabilità, di rispetto dei diritti umani fondamentali. È altresì evidente che su questi fronti così estesi e complessi dovremo operare insieme Stati, nazioni e cittadini, tendendo al massimo di coesione e cooperazione, tenendo sempre bene in mente che il più importante degli effetti delle straordinarie trasformazioni di questo XXI secolo è l'interdipendenza. In un contesto come quello attuale, in cui sempre più le vicende e le scelte dell'uno incidono sul benessere dell'altro, non c'è alternativa alla individuazione di terreni e strumenti di effettiva collaborazione. E in Europa il nome, l'obiettivo, il solco già tracciato è uno solo: integrazione sovranazionale. Dobbiamo perciò riporre fiducia e investire in volontà e impegno nelle grandi organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite, l'Alleanza Atlantica e, come ho detto, per noi italiani ed europei, l'Unione già forte di 28 Stati membri. Esse vanno costantemente migliorate, potenziate e valorizzate anche nei confronti dell'opinione pubblica, perché sono le sole leve efficaci di cui disponiamo per affrontare e vincere le grandi sfide cui mi sono riferito. In questo quadro lo strumento militare assume un ruolo nuovo e centrale, perché oggi è possibile e necessario far pesare insieme, quando sia necessario, la forza in nome della legge e della pace. Dobbiamo dunque potenziare le nostre forze armate per renderle efficaci rispetto ai nuovi compiti da assolvere, dotandole delle capacità umane e tecniche e dei mezzi che consentano loro di fronteggiare le tante complesse minacce emergenti e soprattutto di operare pienamente inserite nel dispositivo di sicurezza della comunità internazionale. E come è stato più volte ribadito anche in seno al Consiglio Supremo di Difesa, un'importanza cruciale presenta la progressiva integrazione dello strumento militare italiano e di quelli degli altri Paesi membri dell'Unione in una struttura organizzativa e operativa comune europea. Questa è la condizione fondamentale non solo per rendere politicamente e tecnicamente efficaci le forze armate nelle missioni internazionali, ma anche per far sì che i costi delle capacità di eccellenza di cui esse indubbiamente necessitano siano compatibili con le risorse economiche che gli Stati nazionali possono mettere realisticamente a disposizione. Esprimo pertanto il mio plauso e il mio incoraggiamento agli sforzi che il Governo e in particolare i Ministri degli Esteri e della Difesa stanno conducendo in questa prospettiva sul piano internazionale e su quello dell'organizzazione interna delle Forze Armate, a partire dall'importante progetto di razionalizzazione strutturale della difesa attualmente all'approvazione del Parlamento. È un progetto che ha per presupposto la consapevolezza di quel che le forze armate hanno rappresentato nella storia d'Italia, nella storia, vorrei dire, del faticoso consolidarsi dell'unità nazionale dopo il suo compimento istituzionale nel 1861. Ricordiamo in particolare come, nell'epoca del servizio di leva obbligatorio, esse contribuirono a formare la coscienza unitaria e lo spirito di solidarietà del nostro popolo dalle Alpi alla Sicilia. Ed è d'altronde in questo spirito che già si è avviato il programma di iniziative per il centenario della Prima Guerra Mondiale, di quella che fu la prima grande e drammatica esperienza collettiva vissuta dagli italiani di ogni regione del Paese e di ogni ceto sociale. In questa sede desidero infine rinnovare il mio riconoscente apprezzamento e quello di tutti gli italiani agli oltre 6.000 militari attualmente impegnati nei diversi teatri di crisi, dall'Afghanistan al Medio Oriente ai Balcani,
per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali e contribuire alla ricostruzione delle istituzioni locali e all'assistenza delle popolazioni. E questo è il significato delle onorificenze dell'Ordine Militare d'Italia che oggi conferiamo agli ufficiali e sottufficiali che si sono particolarmente distinti nelle missioni internazionali. Con essi noi qui intendiamo premiare tutti i soldati, i marinai, gli avieri, i carabinieri e i finanzieri che in questo stesso momento stanno profondendo le loro migliori energie e mettendo a rischio la propria stessa vita al servizio del nostro Paese e della comunità internazionale in nome e per l'affermazione di valori di pace, giustizia e libertà. A quei giovani manifestiamo la nostra vicinanza e la nostra gratitudine, con particolare affetto e ansietà per quelli tra loro che si vedono ancora privati della libertà, parlo dei nostri marò detenuti in India, a causa di un'insufficiente garanzia di tutela dell'impegno esplicato nella missione internazionale contro la pirateria nell'Oceano Indiano. Continueremo a compiere ogni tenace sforzo per riportarli a casa. Grazie a voi tutti per la partecipazione a questo incontro. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia. Avete sentito dunque il Presidente che ha spiegato il significato di queste onorificenze, ha ricordato i due marò e ha detto che verranno fatti tutti gli sforzi, continueranno a fare tutti gli sforzi per riportarli in Italia. Adesso comincia la cerimonia di consegna, quindi io adesso coinvolgo il generale chiedendogli un passaggio anche che ha fatto Napolitano. C'è bisogno, ha detto, di una progressiva integrazione dello strumento militare italiano e di quelli degli altri paesi membri dell'Unione in una struttura organizzativa. È importantissimo in questo momento, come ha detto il Presidente, come ha ribadito il Ministro, dotarsi di uno strumento moderno in grado di interoperare con gli alleati dell'Unione Europea e dell'Alleanza in queste missioni che hanno lo scopo di portare stabilità dove ci sono rischi. E noi abbiamo visto con questa prima premiazione per l'ammiraglio di squadra ieri, abbiamo visto il primo esempio di queste missioni. Adesso possono partire delle immagini che si riferiscono a delle missioni in Afghanistan. Intanto c'è diciamo il generale di brigata Portolano che ha comandato la brigata Sassari in Afghanistan fino al marzo 2012. In un momento chiave, quello della transizione, in cui si sta cercando di trasferire l'autorità della sicurezza alle forze afghane e alle istituzioni afghane. Una missione che è difficile e complessa, per la quale noi dedichiamo un gran numero di militari, in questo momento 3.500, e dove effettivamente lo sforzo a sostegno delle istituzioni è primario e fondamentale. Sempre per la missione in Afghanistan è premiato il generale di brigata Masiello che vedete adesso. Ecco, il generale Masiello ha comandato anche lui un contingente in Afghanistan, la brigata Folgore è una delle brigate di punta dell'esercito italiano e uno dei compiti che ha avuto, come dicevo prima, più importanti è quello di addestrare le forze di sicurezza afghane. Pensate che oggi siamo quasi a 350.000 uomini, cioè quindi forze di polizia e dell'esercito, sono arrivate a un punto che era inimmaginabile qualche anno fa. Adesso abbiamo un'altra premiazione, l'ammiraglio di squadra Fotti. Stiamo parlando di Libia adesso. Parliamo dell'operazione Unified Protector in Libia, l'operazione della NATO, a cui l'Italia ha dato un contributo consistente, soprattutto in termini di impiego di unità navali e di aerei. L'obiettivo fondamentale di questa missione era la protezione del popolo libico, che sappiamo era in un momento di guerra civile e i civili erano proprio le vittime. E adesso lei parlava di unità navali e aeree che vengono coinvolte, lo vedremo adesso dalle immagini, nel contrasto alla pirateria. Ed è per questo che viene insignito il contrammiraglio Mattesi. Mattesi. Per quanto riguarda questa attività antipirateria, c'è una missione della NATO, una dell'Unione Europea, a cui l'Italia partecipa in modo
essenziale ed è una missione che ha consentito di contrastare questo fenomeno che è veramente una piaga perché interrompe il traffico commerciale per via marittima. Ecco. C'è un ritmo piuttosto serrato, adesso abbiamo la sesta medaglia al tenente colonnello Faccio Russo. Ecco, Faccio Russo è stato protagonista dell'addestramento di forze di sicurezza in vari teatri di crisi, compreso quello iracheno, dove con i carabinieri soprattutto hanno dato veramente modo alle forze di sicurezza, alla polizia irachena e afghana di crescere. Stiamo vedendo proprio un momento di addestramento, no? Sì, questa è la polizia afghana, vedete che adesso abbiamo già anche degli addestratori afghani in grado di addestrare le loro reclute. Adesso passiamo a tre premiazioni che si riferiscono al soccorso, all'operazione di soccorso in Libia. Il primo è il maggiore Bianchi. Sì, per quanto riguarda Bianchi, qua parliamo di aeronautica militare, sono operazioni essenzialmente di soccorso umanitario condotte prima della missione della NATO in Libia, ma nei momenti in cui la Libia era veramente in una situazione di emergenza umanitaria e quindi bisognava assolutamente intervenire e sfiltrare civili, sia italiani sia stranieri, ed anche aiutare i profughi sia sfiltrandoli quando possibile o portando loro dei viveri, dei generi di prima necessità. Sentite forse dal sottofondo, in sottofondo gli applausi e si riferiscono al successivo riconoscimento, sì, al maggiore Mazzini. Anche Mazzini, esattamente come il collega che l'ha preceduto dell'aeronautica militare, ha preso parte in modo direi fondamentale a questo tipo di supporto, sfiltrando un notevole numero di civili attraverso i velivoli di trasporto che sono effettivi alla 46esima Brigata Aerea di Pisa, che è il reparto principe in questo tipo di operazione. Il ponte aereo con la Libia, fra Libia e Italia, è stato direi uno degli elementi fondamentali per quanto riguarda l'aiuto ai civili. Perché poi questo rapporto fra militari e civili si ripropone in ogni teatro. Sì, è una costante ormai nei teatri, non si può pensare più a operazioni esclusivamente militari. Noi parliamo di approccio onnicomprensivo. Tenente di vascello Di Giovanni, anche egli per la Libia. Sì, questo per quanto riguarda l'impiego di navi per il soccorso alle popolazioni. Lui era comandante di un pattugliatore che si chiama Libra, nell'attività di pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera, partì da Catania con 25 tonnellate di aiuti e materiale per la missione di soccorso umanitaria in Libia. Portò parecchio materiale per aiutare la gente. Adesso ci ritrasferiamo in Afghanistan. Sì. Con il capo di prima classe Zamaro. Sì, ecco, è importante dire talvolta i progressi che ci sono attualmente in Afghanistan. Pensate alle 81 scuole costruite con l'aiuto dei nostri soldati in questi anni. Pensiamo a quante ragazze adesso vanno a scuola e prima non ci andavano. Pensiamo all'università di Herat, seconda città dell'Afghanistan, dove ci sono ben 11.000 studenti iscritti. Pensiamo alla mortalità infantile che è molto diminuita grazie alle attività di sicurezza e di vicino alla popolazione, come diceva lei prima. E adesso andiamo in Kosovo, diciamo una zona abbastanza dimenticata perché le cose stanno andando bene, c'è un progresso, però certamente non si può stare tranquilli perché è una stabilità apparente, sappiamo che le situazioni possono degenerare. Le immagini si riferiscono al maresciallo capo Cecchini. Sì. Cecchini, che fa parte dell'EULEX, è una missione dell'Unione Europea finalizzata ad assistere e supportare le autorità del Kosovo per quanto riguarda attività di polizia, dogana e settore della giustizia, e va di passo con l'attività della NATO, che è la KFOR, quella dove ci sono circa 500 dei nostri militari. Ci sono ancora le immagini. Ecco, adesso abbiamo concluso le premiazioni. Ricordo che sono 11 premiati. Otto ufficiali e tre nove ufficiali e due sottufficiali. Vogliamo dire qualcosa dell'Ordine Militare d'Italia che ha dato queste
questi riconoscimenti. C'è una legge istitutiva del 56 che ha riordinato l'ordine e il capo dell'ordine militare è il Presidente della Repubblica, il segretario, il cancelliere e tesoriere dell'ordine militare è il Ministro della Difesa. Ci sono 5 categorie di classi: cavalieri di Gran Croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri. Sì, per noi militari rappresenta una delle onorificenze più alte in assoluto, perché c'è un riconoscimento ufficiale di altissimo livello del valore espresso sul campo in operazioni internazionali ma anche operazioni sul territorio nazionale. Quindi si premia l'eccellenza di coloro che si sono assunti delle responsabilità importanti. Sì, ai vari livelli, può essere un ufficiale, può essere un sottufficiale, possono essere militari, ma come responsabili di unità o di un'operazione si sono distinti per un comportamento assolutamente valoroso, coraggioso e dove la dedizione al servizio è stato l'elemento principale, determinante. Allora, la nostra cerimonia ha avuto dei tempi veramente molto più ristretti di quanto non fosse previsto. Questo ci aveva impedito all'inizio di dar conto di quello che era accaduto, perché questa è una lunga giornata che si è aperta stamattina con la deposizione, e possiamo far partire le immagini con la deposizione della corona d'alloro all'altare della patria in una Roma piovosa. Il presidente qua, insieme con i presidenti della Camera e del Senato, che su incarico poi del Presidente della Repubblica oggi parteciperanno ad altre 2 cerimonie distinte, il Presidente Schifani a Bari e il Presidente Fini a Re di Puglia. No, credo che sia il contrario, il Presidente Schifani a Re di Puglia e il Presidente Fini a Bari. Questo è il momento che è sempre salutato con grande attenzione e anche con grande orgoglio dalle persone che lo vedono, il passaggio delle frecce tricolori. Assolutamente, per noi militari questi sono i momenti più toccanti, quelli dove ritroviamo l'essenza della nostra professionalità e dell'essere militari. E questi sono gli ultimi momenti, e dopo aver deposto la corona all'altare della patria, il presidente era rientrato al Quirinale e aveva anche incontrato i ragazzi, gli allievi, una delegazione degli allievi delle scuole e delle accademie. Sono 30, credo che possano partire le immagini, sono 30. 30 ragazzi, 30 nuovi allievi in rappresentanza di 9 scuole. Abbiamo sentito anche dal discorso del Presidente che le ristrettezze economiche hanno comportato dei tagli, hanno comportato delle revisioni. Quindi intanto volevo sapere, nonostante questo, le domande, c'è una domanda da parte dei giovani di accesso alla carriera militare? Assolutamente sì, la domanda di accesso alle accademie militari, alle scuole militari, sia degli ufficiali che dei sottufficiali, non è mai diminuita, ma è cresciuta con gli anni. Da un lato questo è un riconoscimento anche del valore di una professione che poi adesso ha modo anche di mostrarsi nelle operazioni internazionali. Sulla formazione noi contiamo moltissimo. Ecco, qua siamo passati alle immagini di Nassiriya, dell'attentato di Nassiriya, che, come ha detto il Presidente, è stato diciamo la ferita più profonda non solo per i militari, ma per la coscienza del nostro Paese per quanto riguarda le missioni di pace all'estero. Vorrei per cortesia che partissero adesso le immagini della consegna delle medaglie che è stata fatta dal Ministro dell'Interno Cancellieri. 71 vittime, 71 erano le medaglie, 71 vittime del terrorismo. Ecco qua, vediamo intanto l'inizio di questa premiazione. E qua
Ci sono feriti o ci sono parenti di persone di caduti? Naturalmente il nome e la missione di pace che ricorre con più frequenza è proprio quella di Nassiriya. Ci dica qualcosa, ci dica che cosa ha rappresentato per voi. Per noi questa tragedia, il cui non anniversario ricorre fra pochi giorni, il 12 di novembre. Volevo anche ricordare, mi scusi, che il 12 novembre è stata istituita, è stata considerata, verrà considerata la giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Ecco, proprio per celebrare questo aspetto del ricordo dei caduti in occasione dell'anniversario di quel tragico evento, che da un lato ha rappresentato anche un momento di riavvicinamento, direi, del popolo italiano nei confronti dei propri militari e direi anche un momento di solidarietà e di unità nazionale, ma soprattutto per noi un momento di scoperta di quello che i nostri soldati facevano. Pochi si aspettavano forse di sapere che c'era un contingente giù che supportava la ricostruzione dell'Iraq nei vari aspetti della ricostruzione di uno Stato. Ma non solo questo, io volevo chiederle anche che cosa Nassiriya ha rappresentato invece per le forze militari. Per noi ha rappresentato il momento di presa di coscienza che il terrorismo veramente non ha confini e può agire nelle forme più disparate, più violente, senza rispetto per le persone, siano essi militari, siano essi civili. In quell'attentato tremendo morirono militari, civili che erano là per aiutare. 19 italiani e 9 iracheni. Esatto. Questo accostare le vittime italiane alle vittime irachene, anche questo rende più vicina la popolazione, rende più vicino le nostre missioni alla popolazione, perché c'è stata una grande integrazione con gli iracheni. Assolutamente. Così come avviene in tutte le missioni di pace. Ma direi che anche oggi c'è stato in Iraq, c'è stato e c'è nei Balcani e c'è soprattutto adesso in Afghanistan. Si parla di modello di approccio italiano alle operazioni di supporto alla pace e alla stabilità internazionale. In realtà è proprio nel nostro DNA quello di cercare di essere professionisti facendo il nostro dovere, mai dimenticando il rapporto con i locali, rispettandoli e cercando di ascoltare le loro esigenze. E prima della trasmissione parlavamo della vita dei militari nelle missioni di pace e lei mi diceva che un ruolo importantissimo delle donne militari si è rispecchiato e si è sviluppato nelle varie missioni. Assolutamente sì, l'apporto delle donne militari alle operazioni nostre è diventato una cosa normale, è diventato fondamentale, soprattutto, ma non solo in tutti gli incarichi, ma in specifico modo quando si tratta di interagire con il personale femminile locale, con la popolazione locale. Beh, se poi parliamo di Afghanistan, un paese in cui le donne erano e sono ancora in una condizione di estremo disagio e di estrema inferiorità, questo fidarsi dei soldati, dei militari, donne italiane, questo le ha aiutate moltissimo. Assolutamente, questo è un dato di fatto. Nella regione ovest dell'Afghanistan, dove operano i militari italiani, l'attenzione a tutti quegli aspetti sociali, dove la donna è fondamentale, per esempio nell'attività prenatale o quando nascono i bambini o nei primi anni di vita dei bambini, le donne vengono assistite, vengono talvolta anche, gli si viene insegnato come poter assistere da un punto di vista sanitario i bambini, ma anche l'aspetto di educazione, gli aspetti inerenti ai carceri femminili, direi sono aspetti dove il contributo delle nostre donne al soldato è diventato fondamentale. Un'ultima cosa, ricordiamo quanti sono i militari impegnati nelle missioni di pace e quante sono in questo momento le missioni di pace? In questo momento noi abbiamo circa 6.500 militari in queste missioni internazionali che sono 30 in 25 paesi diversi. Ecco, quindi un grande contributo e un grande impegno da parte delle nostre forze armate
Ed è con questa considerazione che chiudiamo la nostra telecronaca della consegna delle onorificenze dell'Ordine Militare d'Italia. Oggi, 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Grazie, linea allo studio.